Rieccoci, bentornati a Gioca che ti passa. Oggi un'altra puntata di Sirius Sam 4. Eravamo rimasti quando il buon Massimo Murena, meglio conosciuto come Paolo, infatti c'è anche scritto sulla testa Paolo, ci ha dato in omaggio questo fantastico fucile mitragliatore. Molto molto bene, i proiettili qui sono contati, quindi non sprechiamoli. Andiamo subito a vedere cosa dobbiamo fare. Abbiamo finito questa missione secondaria, quindi dobbiamo banalmente tornare giù. Ah, molto bene, molto bene. Ritorniamo giù da basso. Intanto il nostro padre Mikhail e il nostro Kenny sono ancora qui. Grazie. Bene. Ok, perfetto. Chi ci sta? Perfetto. Oh, il mitra è abbastanza preciso. Bene. Così possiamo dimenticarci della pistolina. Ci sono delle armi cafonissime su Sirius Sam, io già ve lo dico. Ah, sente il male. Cavoli, complimenti, Perfetto. Molto bene. Perfetto, ringraziamo il nostro padre Mikhail, che è un acutissimo osservatore. Grazie, padre Mikhail. Intanto ci stanno tirando le peggio cose. Chi è Batman questo? Scusi. Ok, abbiamo incenerito Batman, molto bene, raccattiamo i cadaveri. Ce ne sono altri? Sì, eccolo. Ce ne sono parecchi anche, quindi bisogna sempre stare in movimento. Con un altro. Dai, Scusate, sbaglio sempre la ruota delle armi, pardon. Ah, eccoci. Quanti sono? Sono tantissimi. Padre Mikhail non sta facendo una cippa, credo. Vediamo, vediamo. Eccolo. Un altro sbriciolato. Babbei, perfetto. Non lo sentivo dal 23 questa parola. Che è? Che fate? Calma. Ce n'è per tutti, signori. Aia, che male. Bene, bene, grazie a padre Mikhail che ci insegna sempre la dottrina. Perfetto. Grazie a padre Mikhail, perfetto, che ci ha dato una mano. Proseguiamo all'interno di questo edificio. Raccattiamo un po' di vita. Saliamo. Saliamo. Sempre attenti agli scabù. So già che ci sarà uno scabù da qualche parte. Qui nada. Un po' di vita. Saliamo. Qui niente. Sounds like we're about to have company. Sì. Stanno arrivando. Un caldo benvenuto. Bene, grazie padre Mikhail. Abbiamo fatto un party praticamente qui. Bene. Bene, bene. Ok, avevamo compagnia, abbiamo sbriciolato lo sbriciolabile. Qui sempre niente. Saliamo. Non mi fido, Non mi fido. Qui abbiamo delle cartucce. Qua nulla, lì dietro nulla. Si sale. Una bella corazza da 25, nient'altro. Wow, che vista magnifica. Grazie, Kenny. Bene. Ok. Signori, dobbiamo andare a farci una sgroppatina sui tetti. E ora? Ah, ok. Qui a sinistra. Cartucce. E vabbè, però. Siete delle brutte persone. La contraerea ci mandano qua, i droni cattivissimi. Dobbiamo doggiare il mondo. Anche loro non sono facili da colpire, non stanno particolarmente fermi. Bisogna andare un po' a sentimento. Fortuna che padre Mikhail, anche lui è parecchio aggressivo. Bene. Ah, là ci aspettano sui tetti direttamente. Imbracciamo il nostro fucile. Miseria, padre Mikhail è violentissimo. Ok.
Tanto abbiamo praticamente finito le munizioni del nostro fucile mitragliatore. Vai, eh. Ok. Si scende. Ok. Salve. Buongiorno, salve. Bene. Ha droppato un sacco di roba. Vediamo. Armatura, salute, cartucce. Spegniamo questa radio che ci dà fastidio. Dobbiamo scendere. Vediamo se si può scendere prima di qua. Vediamo se c'era qualcosa, magari di imboscato. Niente, niente. Let's proceed. Qua c'è sempre il nostro drone. Ok, dobbiamo andare di lì, ma ovviamente qui ci sarà qualcosa, ma neanche per sbaglio. Avanti, credo che siamo al cospetto di un altro boss. Ah, un'altra frangia della resistenza. Noi entriamo tranquillissimi, proprio passeggiando. Con questi che urlano come... bene. Bene. Come, scusa? Questo se lo guarda. Bene. Rodriguez, sesso, droga e mitragliatrici. Molto bene, anche psicofarmaci, credo. Esatto. Perfetto, come vedete la demenza di questo titolo è a livelli cosmici. Sam, è bello vederti tutto intero. Sono i nostri amici del convoglio. Ah, un messicano, non si era capito. Dov'è il pivello? Eccolo. Viene inseguito da un gorilla. Dai, attenzione, Kenny che viene proiettato nello spazio cosmico. No, ho perso la scarpa, no. No, Kenny col calzino a pois. Sì. Kenny, mi sembri un po' in difficoltà, caro. Sì. Sorpresa. That would have been sweet. Sì, in effetti. I was just trying to survive. I wasn't... Okay. Sopravviviamo con stile, giusto? E anche con del disagio, secondo me. Così è idea. Oh, che arrivano nuovi amici. Andiamo direttamente al sodo. Magari spacchiamo quelli grossi prima. Lasciamo quelli piccini al fuoco di copertura. Oh, eccone la 1. Attenzione, padre! Qui ci sparano con un con un lanciafiamme ci stanno sparando. Non mi scusi? Siete delle brutte persone. Qui c'è altra gente che sta arrivando a ondate. Dovete muovervi, eh. Qui, ragazzi, vi fate i riflessi, quelli veri. Vai con le esplosioni. Ok. Non so se abbiamo munizioni. No, non ne abbiamo più. Andiamo con lo shotgun normale. Vai. Oh, sono tornati i pazzi assassini, quelli che scoppiano poi. Come potete vedere sono dei mostri decapitati che però urlano, non si sa per quale principio fisico. C'erano fin dal Sirius Sam 1. Fantastico, un tuffo nel passato. Questi, i pazzi urlatori, sono sempre stati i miei preferiti. Anche perché sono discreti, discreti. Eccoli. Ricordo un livello in cui circondavano in 7000. Esatto, infatti, vedete, succede così. Kamikaze decapitato. RT per caricare l'ultima partita salvata. Vediamo da dove ricarichiamo. Dal checkpoint, meno male, perché non avevo salvato assolutamente nulla. Riprendiamo. Se muore, se muore. Ok. Andiamo subito sul fucile grosso. Gli ho fatto un'uccisione corpo a corpo, non ho fatto niente di speciale. Qui dietro avrò un milione di persone.
perché hanno un run speed incredibile all'interno di questo gioco, quindi corrono come dei matti. Vediamo se, ecco, noi magari passiamo a uccidere quelli grossi. Vediamo ancora dietro a qualcuno, giusto proprio qualcuno, eh. Bene, credo siano rimasti solo quelli grossi. Dai, eh. Ok, eccoli che arrivano. Stiamo attenti. L'audio aiuta, eh. Potremmo lasciargli... Ah, non ce l'abbiamo più il... Non ce l'abbiamo più la... il decoy. L'ologramma. Ecco, uno non l'ho visto. Mi è arrivato direttamente nel fianco. Arrivano ovunque, ragazzi. Sono quelle cose che... panico. Vediamo. Sembra essere tutto rientrato. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. Qui stanno arrivando delle cose paracadutate. Munizioni, munizioni, bene. Recuperiamo tutto il recuperabile, ci ripristiniamo tutta la vita. Oh, un altro mancubus, o come caspita si chiamano questi mostri. Là intanto ci sono quelli con lo scudo. I due grossi li abbiamo fatti fuori. Vai col corpo a corpo. Ah, là c'è l'altro mancubus. Mannaggia a morte. Vai alle spalle. Corpo a corpo un'altra volta, via. Tutto bene? Tutto a posto. Finito anche questa ondata. Riprendiamo un po' di armi e munizioni che sono molto ben indicate. Dai, eh. Aia. Qui c'è... altre munizioni significano altri mostri. Credo ci siano i robottoni, ora sì. Solitamente le ondate sono progressive in tutti i Serious Sam. Quando ci sono questi incontri in zone molto aperte, solitamente compaiono in ordine più o meno tutti i mostri incontrati finora, in ordine di difficoltà, dai più semplici ai più complessi. Quindi aspettatevi sempre una serie di ondate, mai una e basta. Guardate che qua c'è Batman un'altra volta. Ok. Fortunatamente cominciamo a essere anche in tanti su questa piazza. Ok. Vediamo quanti ce ne sono di nuovo. Qui ce n'è uno. Via. Un altro. Altre munizioni. Ce l'avevo proprio vicino questo. Basta? No, ce ne sono altri. Vediamo dove si teletrasporta. Quella, quella, quella. Piano, eh. Piano che sono delicato. Oh. Bene. Ok. Tutti morti? Bene. Barry. Yanagawa. Ok. Qui nel sagrato non dovrebbe esserci nulla. Qui c'è roba che sta venendo paracadutata sul terreno. Giustamente mancava il ciccio. Ce ne sono di nuovi. Ecco che ne arrivano altri. Ok. Guardatevi sempre in giro costantemente. Bene. Orca miseria, ho appena finito di dirlo. Basta? No, sento ancora casino. Ok. C'è ancora uno. Ecco fatto. C'è ancora uno. Usate le cuffie, ragazzi, se dovete giocarlo, perché questo era perfetto, era magico questo.
Molto bene. Che succede? Ovviamente c'è qualcos'altro di nuovo. Ma che diavolo? Uscirà un turbo giga. Ah, è il serpentone di prima, quello tutto robotico. Oh, la Gatling, arma iconica di Sirius Sam. Ok. Bene, grazie. La Gatling. Oh, molto bene. Vediamo. Qui adesso cadono cocci. Qui immagino che adesso ci sarà il mondo. Vediamo. Dov'è il serpentello? Hello? Eccolo. Molto bene. Quella, quella, quella. Una tassellata di violenza proprio. Qui è meglio se recuperiamo un po' di vita. Molto bene. Eccolo che arriva. No, sta sfondando tutto il Vaticano. Il dispiacere. Il dispiacere per le opere d'arte. Ai, ai, ai. Intanto noi stiamo sparandola bruttissima contro questo mostro orrendo. Ecco, poi bisogna anche ricordarsi di scappare. Ogni tanto la musica incalza con il suo beat. Siamo alla resa dei conti, credo. Vediamo. Intanto una pioggia di missili ci accoglie. Eh sì. Iha! Perfetto. Sventolando il cappello da cowboy. Abbiamo sbriciolato. Ok. Ah, ok, mi scusi. Ok. No, giustamente, ha fatto un appunto corretto. Intanto arriva l'uomo del pus che viene asfaltato da un pullman alla guida, ovviamente. Dosso, yuhu! Hellfire. Estremamente infiammabile, la signorina è tutto pepe. E infatti sul pullman c'è scritto Hellfire Express. Molto bene. Ehi, vi sono mancata un sacco, un sacco. Una peperina di quelle di lusso. Arriva Carter. Did you know this exact same model of bus was used in the assassination attempt on the Italian Prime Minister's personal ufologist in 2052? Ah, now, most bene. People say it was the Illuminati, but I'm pretty sure it was the CIA. Your tax money at work. Ok, questo è un complottista. Buonasera Carter, paranoide. Paranoico. L'autobus è spesso per ovunque ma non qui. Stiamo andando. Saliamo. Biglietto. Non mi fido della guida. Ricordi che è successo a Oslo? Quella suora è sbucata dal nullo. Bene. Ok. La cafonaggine è di casa. Oh, molto bene, molto bene. Abbiamo finito anche morte dal basso. Vacanze romane. Ah, ok. Uccidi qualcosa di grosso. Perfetto, l'abbiamo raggiunto. Bonus segreti 0 su 7. Tempo stimato 20 minuti, tempo di gioco 19 minuti. Siamo stati bravi. Siamo stati bravissimi. Molto bene. Questa era la fine del secondo livello. Ovviamente questa puntata di Gioca che ti passa sarà un po' più stringata e abbiamo fatto i primi due livelli, una quantitativo diciamo sufficiente per potervi dare un'idea se volere poi giocare questo titolo oppure no. Vi ricordo che Sirius Sam 4 è entrato da un paio di giorni all'interno del catalogo di Game Pass, disponibile per console e anche per PC. Ovviamente vi invito a scaricarlo e a provarlo se gli shooter vi interessano. Chiaramente è pieno di citazioni alla cultura, diciamo, un po' trash, un po' spaccona, se vogliamo, un po' cafona proprio, dei film degli anni 80-90, con l'eroe infallibile, un po' stile Commando, un po' come fu Duke Nukem alla sua epoca. E ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere stati con me anche fino alla fine di questo video. Come sempre iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina se il contenuto vi è interessato e come sempre ragazzi, buon divertimento gamers, alla prossima!